Bene, eh, questo React Native Localhost è iniziato e quindi io inizierei a presentare il primo dei, degli speaker di oggi, che è il lead developer in Spark Fabric. Ha iniziato a usare React Native perché gli avevano detto: Guarda, c'è da fare questa app mobile che è semplicissima, è identica a una web app. inviterai sul palco Edoardo Dusi. Ciao. Ed. Buongiorno, buongiorno Claudio, buongiorno a tutti. Bene, bene. Uh, avete già fregato quattro intanto... minuti di talk, eh? Me lo sono segnato. Ma adesso sarò brevissimo con la tua presentazione, anche perché in realtà uh, ci conosciamo bene, facciamo un podcast insieme tutte le settimane e quindi direi che uh, presentarti sarà molto facile. Hai l'onere di essere il primo della, della giornata? Il tuo talk si intitola da tutti. React a React Native in 30 minuti. Adesso partono i tuoi 30 minuti, vediamo che cosa ne eh, abbiamo Spai. alla fine. Vediamo. Ti lascio il palco. Grazie. Allora, ragazzi, eh, il titolo del talk, come ogni buon titolo di buon talk, dovrebbe essere, è fuorviante naturalmente. In questo talk non presenterò eh, come si fa una transizione da React a React Native, né che cos'è React Native. Anzi, Darò abbastanza per scontato alcuni concetti di base generali su React Native. Quello su cui mi vorrei concentrare nei pochi minuti in realtà che ho a disposizione, quindi mi scuso fin d'ora se sarò un po' veloce nella presentazione, sono le cose, eh, le peculiarità di React Native che io avrei voluto iniziare, avrei voluto sapere quando ho iniziato. Nella mia transizione da React a React Native, eh, io sono, nasco come sviluppatore web, poi sono stato prestato al mondo mobile eh, proprio su React Native, e effettivamente ci sono delle cose eh, che se avessi saputo prima avrei affrontato in modo diverso, soprattutto nella fase di debugging o nella ricerca di informazione, alcuni termini, alcuni nomi, alcune cose che compaiono nei log, ecco, una serie di cose che è interessante sapere per, per sviluppare coscientemente un'app React Native. Quindi, sono Edoardo Dusi, ci sono, mi trovate su Twitter e GitHub, sono come diceva Claudio un lead developer in Spark Fabric e praticamente tutto quello che c'è da dire è questo qua. Aspetto eventuali domande in chat o se si fa tardi, insomma, fatemele su YouTube o dove vi pare, insomma. Eh, come diceva Claudio, facciamo un podcast, si chiama Continuous Delivery, cercateci dappertutto, naturalmente facciamo argomenti tech, insomma, se vi interessa siamo qua. Benissimo, quindi dicevo, le cose che avrei voluto sapere quando ho iniziato su React Native. E come Kelset, il buon Lorenzo, mi ha suggerito, ho cercato di fare un po' un, un sommario di quello che, di cui andrò a discutere in questo talk e l'ho diviso un po' in quattro parti, quindi ci sarà una parte introduttiva su React Native, poi una parte che si concentra sul JavaScript Engine, cioè il, il cuore di React Native, qualcosa sui componenti UI e la navigazione e poi lo stack locale, locale e CI in realtà, CI-CD, che per uno che viene dallo sviluppo web è fondamentale capire un attimino come funziona, come muoversi. Ma partiamo dalle basi. Come ho iniziato io a sviluppare in React Native e perché ho iniziato? Naturalmente credo che sia uno scenario abbastanza tipico per molti di quelli che hanno iniziato con React Native. Magari siete sviluppatori web, magari React. Avete fatto un sito web, arriva il vostro, non lo so, business CEO, qualcuno, che vi dice: Ah, React website, bellissimo, è andato alla grande, il cliente è super contento. Ora c'è da fare il mobile. E allora voi nella parte di Padme, tutti contenti, dite, ah che bello, allora facciamo il responsive e i service workers, ma dallo sguardo inquisitorio del vostro interlocutore capite che non è così. Sta parlando di vero mobile, di nati nativo, di nativo. Ma vi tranquillizza subito e vi dice, non vi preoccupare, è esattamente la stessa cosa della, del sito, della, della web app. Ci sono le news, c'è la home page, c'è la navigazione, uguale, dovessero reimplementare questa roba in mobile. Quindi vi tranquillizzate un attimo, ma capite subito che il mondo mobile non è così accogliente come ve lo aspettavate, diciamo così. Oh, scusate, una slide su continuous delivery mi è scappata. Allora, quando ho iniziato su React Native, la prima cosa che mi sono chiesto è perché è nato React Native. È anche un po' un viaggio nel mio modo di ragionare. Quando approccio una tecnologia cerco un attimo di capire... Che cos'è, da, da, da cosa nasce e perché. E è venuto fuori guardando anche i keynote di presentazioni, i primi blog post di Facebook, anzi, la compagnia che una volta si chiamava Facebook, eh, si capisce che React Native nasce perché Facebook diventa, a un certo punto decide di diventare una compagnia mobile first. Provano con le web view. E HTML5, quindi in pratica dei simulacri del browser su, su, su mobile, ma falliscono miseramente. Falliscono perché le prestazioni non sono adeguate, perché mancano alcune API, soprattutto a keyboard, manca una buona gestione delle, delle gesture, scusate la ripetizione, e una gestione delle immagini, un image management. E in più il paradigma con cui si va a programmare su mobile è imperativo. Mentre eh, il team di programmatori di React Uh, e quindi il team di Facebook è uh, abituato ad approcciare uh, con un, un paradigma uh, di tipo dichiarativo, come sapete essere uh, React. E inoltre uh, vengono fuori un sacco di potenzialità del mondo mobile che da web invece non ci sono. Per esempio l'abilità, la possibilità di parallelizzare il lavoro, quindi usare i thread, una sofisticata gestione delle, delle gesture, appunto. E poi l'accesso alle capability native del device, che significa sostanzialmente tutte quelle funzionalità che sono proprie di un device, il GPS, la webcam, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un sacco di potenza sul, sul device mobile. Quindi nasce React Native, non sto a introdurre che cos'è React Native, lo sapete. Traduciamo in un template, tra l'altro, bella slide questa: traduciamo in un template con, con elementi specifici di React Native, cose che erano invece markup. Non, però c'è sempre del markup sotto, scriviamo con del markup e con del JavaScript, ma sono elementi specifici di React Native. Benissimo. Un'altra cosa però importante che viene fuori, e vi consiglio di andare a recuperare il keynote della React.js Conf del 2015, in cui proprio venne presentato React Native. Viene fuori che l'ambiente mobile è ostile, è più ostile verso gli sviluppatori. E quindi, eh, questa è la confessione degli sviluppatori, react, degli sviluppatori React di Facebook che scoprono il mondo mobile e scoprono che ci sono un po' di magagne. Ci sono set di istruzioni diverse per diversi SDK, bisogna gestire la memoria, bisogna occuparsi della gestione della memoria, che è una cosa che su web tendiamo moltissimo a trascurare, invece su device è fondamentale. E poi ci sono una serie di cose in più. Ci sono i thread, ci sono le subview, ci sono provisioning profile deploy, insomma anche il processo stesso di pubblicazione di un'app non è come per una web app committare, pushare un codice su un repo, ma richiede tutta una serie di passaggi aggiuntivi che è importante rispettare e conoscere. Quindi facciamo uno step ulteriore e eh, chiediamoci che cos'è un'applicazione mobi una mobile. Noi sappiamo che un sito web è un codice JavaScript, codice HTML, CSS messi insieme e mandati su un, un browser che li interpreta, ma quando noi scriviamo un'applicazione mobile, la compiliamo, otteniamo un file, un artefatto, che cos'è che otteniamo? Quindi, che cos'è l'applicazione mobile che poi installiamo sul telefono? Viene fuori che l'applicazione è un bundle. È un bundle firmato di binari, asset e metadati. In particolare, i due bundle generati da Android e iOS, sono l'APK e l'IPA, appunto, e sono fondamentalmente la stessa cosa, declinata in strutture di, di, un po' diverse, ma contengono, come vedete, file, che, che sono i file binari ottenuti dalla compilazione, degli asset e, e dei metadati che descrivono l'app. C'è un ulteriore formato che è stato introdotto da Android recentemente, che è la AAB, Android App Bundle, che non è un formato che è installabile, cioè non potete prendere l'AB e installarlo sul device. Ma è un formato, che è un formato di pubblicazione, così come viene definito, che serve al Play Store per generare l'APK sulla base di alcune indicazioni, per esempio qual è il device che richiede l'installazione e quali sono i metadati ulteriori aggiunti a questo AB. Quindi è un formato che ottimizza la generazione di APK. E Android è l'unico appunto che per adesso presenta questi due tipi di formati, AB è quello diciamo consigliato ormai a PK è deprecato. Bene, a questo punto sappiamo che cos'è un'applicazione mobile. Grosso modo sappiamo che React Native come si presenta, che cosa sono i template, eccetera. Manca un passaggio importante. Cioè, come fa React Native a prendere il JavaScript e trasformarlo in un'applicazione nativa? Perché c'è questa parola, no? nativa, che continua a girare sulla documentazione, sulle... E, e, che, che cosa vuol dire che React è native? Come fa JavaScript a diventare native? Mi sono fatto questa domanda, naturalmente, quando ho iniziato. E la prima risposta che mi sono dato, che è la stessa che poi trovate in questo ottimo blog post che vi linko qua di HackerNoon, è che probabilmente React Native piglia il JavaScript e lo compila, lo trasforma, in codice nativo, a seconda del target device in cui viene compilato. Naturalmente, oggi sappiamo che eh, non è così. Quello che fa in realtà React Native, non lo spiegherò nel dettaglio, però sostanzialmente è mettersi frapporsi tra il JavaScript thread e il native thread, cioè il native thread è il vostro thread nativo mobile, che può essere eh, il Java di Android o il, lo, lo Swift di iOS. E eh, trasporta le istruzioni da JavaScript al native thread. Quindi JavaScript gira il vostro codice JavaScript gira, la vostra app React gira, ed è per quello che potete importare pacchetti NPM, istruzioni, bla bla bla. E un bridge eh, bridge appunto eh, trasferisce informazioni da una parte all'altra. Quindi eh, le indicazioni di JavaScript di istanziare un certo componente vengono passate al thread nativo. Gli input dell'utente sul thread nativo vengono passati al thread JavaScript. La cosa importante da, da capire è che il JavaScript thread è asincrono rispetto al native thread, quindi non è bloccante tendenzialmente, eh, ed è per questo che le performance sono praticamente mantenute eh, native, eh, così come viene, come viene pubblicizzato, i famosi 60 fps. In realtà non è sempre così, non è proprio così, dovete comunque stare attenti a cosa scrivete in JavaScript perché potreste arrivare a memory leak o problemi che possono comunque rallentare l'app ma in generale il rendering eh, non dovrebbe essere bloccato da quello che succede nel JavaScript thread. Ok, eh, step ulteriore. C'è JavaScript, quindi ci sarà un interprete JavaScript. React Native ci fornirà qualcosa per interpretare JavaScript. Sì, viene fuori che React Native ha un motore JavaScript al suo interno. E di base è JavaScript Core, JSC. JavaScript Core è il JavaScript Engine di WebKit, quindi è in Safari ed è... La scelta raccomandata da Apple, diciamo così. Infatti, Racknative fu sviluppato in prima istanza su iOS, poi portato su Android, quindi sviluppato su JavaScript Core, ed è anche la ragione per cui il bundle di Android di base è leggermente più grande rispetto a quello iOS, perché contiene JavaScript Core, che in Android non c'è, mentre in iOS è, uh, è, è dentro il è dentro nel sistema operativo. E attualmente implementa ECMAScript 2021. <coughs> Un altro motore JavaScript da tenere presente è Chrome V8, perché non è nel bundle React Native Chrome V8, è ovviamente in Chrome, ma quando voi dalla, dal vostro stack locale, dal vostro emulatore, dalla vostra CLI React Native, lanciate il debugger, quello che succede è che lanciate Chrome e dentro Chrome lanciate appunto l'interprete JavaScript V8 che comunica con React Native attraverso WebSockets. Quindi quando voi lanciate il debugger state effettivamente facendo girare il vostro JavaScript su Chrome V8. Questo è da tenere presente perché ci sono delle minime differenze tra V8 e eh, JavaScript Core e quindi potrebbe capitare che un problema mh, presente in produzione non si riesca a riprodurre su V8 o viceversa e potrebbe essere per questo, anche se è uno scenario raro, però è da tenere presente che ci sono delle piccole differenze. E tra l'altro c'è un progetto per portare V8 in React Native per sostituire JavaScript Core in React Native Bundle, eh, ve lo linko, è eh, su, su GitHub, eh, su, su un repo di Kudo. Bene, eh, il nuovo attore in questo scenario è Hermes. Hermes è un Javascript Engine creato da React Native, dal team di React Native, ottimizzato per React Native e arriva dalla 0.60. Eh, ha una serie di migliorie importanti e implementa Script 2020. Hermes al momento è opt-in, quindi voi eh, lo dovete, eh, dovete specificare che è Hermes è abilitato in build e in, in, in Android o iOS, ovviamente nella loro configurazione. Quando lo attivate, nel bando React Native sarà presente Hermes. E naturalmente, come un blog post di qualche giorno fa ha sottolineato, in prospettiva Hermes diventerà il uh, JavaScript engine di default di React Native. Quindi conviene già, se non fare il passaggio, quantomeno andarlo a investigare. Oh, benissimo, quindi che succede? Abbiamo il nostro JavaScript che viene interpretato? A questo punto dobbiamo mostrare dei componenti. Come abbiamo visto, come già dovremmo sapere, eh, come abbiamo visto nella slide iniziale, ci sono dei componenti... Uh, JavaScript che vengono scritti nel vostro template HTML mar markup, ecco meglio così, nel vostro markup, e quegli elementi fanno riferimento effettivamente agli elementi di UI nativi. Ora, cosa succede? Che a runtime React Native crea gli elementi corrispondenti, i componenti corrispondenti Android e iOS, per i componenti React che, uh, che scrivete nei template e di base nel core. Eh, un gran numero di componenti critici, componenti importanti per la vostra applicazione di base, per un'applicazione di base, sono già eh, in React Native Core, ad esempio scroll view, che permette di avere una view che scrolla con liste eccetera, e, e i text input insomma, ma molti altri, quindi sono già nel, nel core di React Native. Quello che fa React Native è tradurre la vostra istruzione nell'istanziare uno di questi componenti al main thread e dirgli pigliami uno dei componenti di, del, del core di Android o di iOS bene, ma che cosa sono il core di Android o di iOS? beh, in Android da qualche tempo c'è Jetpack e Jetpack è una suite di librerie tra cui eh, la libreria per i componenti UI che usa il nuovo namespace AndroidX AndroidX è stato introdotto recentemente ed è default in React Native dalla 0.60 sicuramente Jetpack lo vedrete passare nei log specialmente in compilazione in particolare vedrete passare un tool che si chiama Jetifier Uh, che gira ogni compilazione ed è un tool che permette di mh, mh, tradurre, di, di, di migrare componenti Android che erano stati scritti sul namespace precedente Android X sul, sul nuovo namespace, quindi migrare a Jetpack fondamentalmente. Quindi questo tool girerà a ogni build per assicurarvi che i, i componenti che avete importato o scritto siano compatibili con, uh, con Jetpack. Quindi questo è quello che fa Jetfire. Uh, passo rapidamente su Material Design, è una libreria di componenti Android. Uh, che, che a volte che potreste usare, insomma, è abbastanza spinta da Google, quindi è facile che la, che la troviate. Comunque una, un, un, una serie di componenti, una suite di componenti che gestisce anche la gesture, eccetera, eccetera. bene Invece in iOS cosa succede? Succede che c'è una libreria che sta nel core di iOS che si chiama UIKit e quindi viene aggiornata e shippata con ogni versione, con ogni aggiornamento di iOS, ed è, una ed è la libreria per eh, i componenti user interface, ma anche i componenti di base di interazione con l'app, quindi window view, ma anche tutto quello che riguarda l'event handling, il multitouch, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, quindi Kit è quello che sta shippato con, eh, con iOS, e vi trovate all'interno all di, di iOS stesso, appunto. Oh, abbiamo parlato dei componenti nativi, sì, sarebbe da guardare i linguaggi, i linguaggi nativi dei sistemi operativi, in realtà non lo guarderemo, lo faremo velocemente. Sappiamo che su Android ci sono Java e Kotlin, eh, che hanno delle di 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 differenze, soprattutto di sintassi. In realtà Kotlin è stata una cosa che è stata introdotta di recente per migliorare la sintassi di Java e renderla un pochino più moderna, diciamo così. Stessa cosa per iOS, ci sono Objective C, che è quello storico, e poi c'è Swift, che è stato introdotto di recente per lo stesso motivo fondamentalmente, semplificare eh, la gestione della sintassi, ma anche alcune chiamate, ci sono delle, dei miglioramenti in performance, eccetera, ma diciamo che non ci interessa tantissimo perché la, una gran parte dei sviluppatori React Native probabilmente non metteranno mai mano a codice nativo, però ecco, eh, credo di poter suggerire di essere importante almeno darci un'occhiata, ecco, per capire quali sono i costrutti di base, perché un... un Un'occhiatina al, al codice sorgente, un'istruzione un in più, qualche volta bisogna, bisogna inserirla, quindi sapere grosso modo come sono scritti è interessante. Ecco. Ma saltiamo alla uh, ciccia, la navigation. La navigation è ovviamente un componente fondamentale dell'app. Questo davvero avrei voluto sapere prima come gestirlo bene, perché è quello che può portare più problemi, uno di quelli che può portare più problemi, specialmente problemi di performance. E vediamo perché, come funziona la navigation. Uh, partiamo dai principi della navigazione perché eh, voi siete abituati, io ero abituato alla navigazione web, non tanto ai, alla user interaction, ma a, a come funziona dietro le quinte, ok? Uh, I link, uh, eccetera, eccetera. Bene, su una app mobile questi principi sono un po' diversi e sono listati degnamente sulla documentazione di Android, ma anche su, su quella di iOS. Android e iOS hanno dei principi leggermente diversi, ma quello che c'è da ricordare in particolare è che le destination, così le chiamiamo, gli screen diciamo, che, che, che compongono la vostra app, quindi partiamo dalla, dalla home page, poi eh, un catalogo e poi un singolo item, okay? tutti questi screen si vanno a impilare in uno stack, quindi quando l'utente passa da una schermata all'altra, l'ultima schermata, schermata che visita, l'ultimo screen che visita, si va a impilare sul, su uno stack di screen che, eh, che vivono, che vivono nell'app. E vivono veramente, dopo vedremo perché questo potrebbe essere un problema. E un principio di navigazione di Android è far sì che il pulsante mh, app... Eh, lo chiamano app, e sarebbe il torna indietro che implementate dentro l'app. Quindi il pulsante torna indietro che implementate dentro l'app deve tornare al massimo fino alla home page, quindi alla star destination come la chiamano, e non uscire dall'app. Mentre il pulsante back, che è quello di sistema, perché Android implementa un back di sistema, quello deve avere lo stesso comportamento di app, ma poi alla fine uscirà dall'app. Quindi, una volta arrivati all'ultimo elemento dello stack, o al primo elemento dello stack, l'utente esce dall'app. I principi di navigazione di iOS invece puntano molto di più sulla user interaction, puntano molto di più sulle gesture, eh, su come gestire il multitouch, sui componenti di base, quindi navigazioni, tab. Ecco, eh, Uh, diciamo che eh, iOS consiglia un approccio leggermente diverso, non parla direttamente di, di stack, parla più che altro di dare un percorso chiaro all'utente, eh, che sia chiaro come arrivare a una destinazione, come tornare indietro, cosa avere a schermo, eccetera, eccetera. E soprattutto, lo ripeto, la gestione delle, delle gesture, quindi lo swipe da destra a sinistra, anche da su a giù in alcuni casi. Eh, questi sono, sono dei principi su cui iOS fa molto, fa molto affidamento. Quindi, cosa viene fuori? Viene fuori che. Ci sono cose un pochino diverse da una, da una, da una architettura all'altra e ovviamente anche che dietro le quinte gli SDK ricevono input diversi, vanno API leggermente diverse. Quindi come gestiamo tutti questi due tipi di navigazione insieme? Bene, usiamo una libreria naturalmente. La libreria eh, più usata, quella che uso io, quella che probabilmente eh, usano tutti, è React Navigation. React Navigation si occupa di tradurre eh, gli input dell'utente verso gli SDK che gestiscono la navigazione, quindi gestiscono gli screen e il comportamento che voi da sviluppatori vi ritrovate è simile a quello di un browser, quindi eh, c'è un push e un pop di elementi da una history, eh, che in realtà è lo stack di navigazione, e quindi quando viene pushato un nuovo, un nuovo screen eh, l'utente vedrà quella, quello screen come foreground, quindi con, come screen attivo. Dopodiché, ehm, già di per sé React Navigation, ma implementando anche altre librerie, ha una gestione di, 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 di gesture. Che sono leggermente diverse, ovviamente Android e iOS, comunque React Navigation vi permette di gestirle correttamente. Quindi, tutto bene, no? Cosa, cosa potrebbe andare storto? Beh, potrebbe andare storto un bel po' di roba. Una fondamentale, vi accennavo prima, eh, riguarda il fatto appunto che avete una pila di screen. Eh, vi faccio un esempio che viene dalla documentazione di Android. Questa è un'app un con due screen, diciamo così, quindi dalla Home passate a un dettaglio e vedete che avete uno stack che comprende la Home e il dettaglio. Questi due screen sono attivi e questo è ben, è ben importante da ricordare perché se voi nel vostro componente React avete dei collegamenti a contesti, a un Redux Store, a chiamate HTTP, chiamate esterne, ecco. Quando questi eventi, eventi asincroni, eh, si vanno a scatenare, il vostro componente rirenderizza. E, e anche se è in background, anche se è il quindicesimo elemento del vostro stack in background, si potrebbe, potrebbe rirenderizzare. Questo cosa vuol dire? Memory leak a manetta. Potreste eh, andare a compromettere la gestione della memoria del vostro, del, della vostra, del vostro device, dell'app, semplicemente impilando screen senza stare attenti alla programmazione ci va a togliere un po' di castagne del fuoco uh, la stessa software Mansion Lab di, uh, di React Navigation con React Freeze. React Freeze è un, um, un nuovo componente che permette di frizzare, come proprio dice il nome, i componenti che stanno in background nell'app e non necessitano di, uh, di essere rirenderizzati. Re e quindi us usando uh, il componente suspense di React 17, quindi solo con React 17 si può fare, uh, si può fare questa roba. Eh, potete mettere appunto in, in, in freeze componenti che non volete rirenderizzare. Re Questo naturalmente non dovrebbe eh, esimervi dal, da stare attenti a non, a non causare dei re-render a componenti non in foreground, però ecco potrebbe assolutamente darvi una mano frizzando componenti che stanno in background. Oh, allora arriviamo alla parte finale e cicciosa della, della nostra, del nostro talk e parliamo di local development perché eh, naturalmente venendo da web sono abituato a tool, CLI, eh, debugger, inspector, eh, continuous integration, quindi tool che mi permettono di pushare, avere pipeline che girano e compilano, testano e magari anche pushano il codice in produzione, shippano, deployano il codice in produzione. Benissimo, eh, lo scenario della, dello sviluppo mobile è leggermente diverso. Ci sono una serie di tool nuovi che su web non avevo, non avevamo, e quindi bisogna un attimo capire che cosa sono, imparare che cosa sono e studiarli, studiarli un pochino. Prima di tutto c'è Metro. Metro è eh, diciamo l'equivalente di un webpack, eh, su, se siete sviluppatori mobile probabilmente userete webpack. Bene, Metro è una sorta di, di webpack, eh, per, diciamo ottimizzato eh, specialmente per React Native, ed è un JavaScript bundler. Quindi prende un entry file, eh, le sue varie dipendenze. E restituisce un, un singolo file JavaScript e lo serve al, allo sviluppo, a, a, un, a, un, a un serverino, fondamentalmente, perché serve per lo sviluppo locale. Oltre a fare questo, converte anche degli asset. Gli asset che avete, per esempio le immagini PNG, in oggetti che possono essere mostrati dal componente image. Perché se voi usate il componente image, che ovviamente non è il tag image di, di HTML, ma è proprio il componente image di React Native. Avete bisogno di oggetti in un formato che possono essere digeriti dal mobile. Metro si occupa di questo, quindi è un, un bundler e un, un piccolo web server e, ed è anche la stessa cosa che viene utilizzata da Expo. Non abbiamo parlato di Expo in questa, in questa presentazione, però di base Expo aggiunge della cosa sopra React Native, da un'esperienza leggermente diversa, ma dietro le quinte, sotto il cofano, c'è sempre Metro, quindi Metro è usato anche in Expo. Ho oh, un tool fondamentale che mannaggia a me che non lo conoscevo quando ho iniziato con React Native, è Flipper. Flip perché cos'è? Intanto è un software open source sempre sviluppato da Facebook e fondamentalmente è un tool per fare debugging di applicazioni native e anche di eh, React Native, anzi direi soprattutto di, eh, app, di applicazioni React Native, perché vi permette di fare proprio l'inspect eh, di quello che succede nell'app a livello nativo, quindi del, del, del thread nativo, quindi lo, lo, lo lanciate con l'emulatore che gira e, e vedete cosa succede nel, nel, nel runtime dell'app, e ha una serie di plugin, eh, plugin del core flipper, ma anche plugin community, ma anche plugin che potete creare voi, ci sono le documentazioni con API, eccetera. E da poco, mi sembra, tra l'altro, eh, può essere usato anche per debuggare il device connesso fisicamente, la, il device iOS connesso fisicamente, eh, attraverso l'uso di, di un tool che si chiama IDB, e, e vi assicuro, eh, aver, averlo scoperto è stato fantastico. Questa è una, uno screenshot di, di, di Flipper su plugin network che vedete mh, ricorda moltissimo quanto avviene in Chrome o Firefox quando andate nel tab network dei developer tools quindi vedete tutte le chiamate HTTP ehm, in uscita e in entrata dalla vostra app eh, che tipo di chiamata è e qual è il, il body quali sono gli header di, di request di response insomma potete fare debug di questo tipo ma poi c'è anche ci sono anche altri, altri plugin c'è un layout inspector eccetera eccetera fondamentale, fissimo flipper eh, c'è un'altra cosa che Troverete senz'altro, vi, vi imbatterete durante lo sviluppo che è Gradle. Io non sapevo che cos'era Gradle. Gradle è un build tool per progetti Java, fondamentalmente, quindi gira su, su Java. Dovete avere Java installato. E, e ci sono degli, degli, degli IDE che supportano le build di Gradle, quindi, quindi c'è Android Studio, Eclipse, va bene. Eh, fondamentalmente, Gradle lo troverete perché intanto lo usate per compilare eh, Android, ma poi perché lo usate per, per eh, includere le dipendenze del progetto Android. Infatti, quando nei cosiddetti mh, Gradle file, eh, insomma nei file di configurazione Gradle dell'app Android trovate cose di questo tipo, quindi Maven Central, Google, anche altri tipo JCenter, eccetera, o i vostri stessi. Queste, queste istruzioni sono repository, cioè Maven Central è un repository di artefatti di tipo Maven, o artefatti open source, e Google eh, è invece un repository di, mh, di eh, pacchetti Google per Android, quindi c'è Android SDK Core e, e, e altri pacchetti. Quindi queste cose che ci sono nel Gradle File sono riferimenti, sono dichiarazioni di repository. Bene, passiamo a, a iOS. Come fa iOS invece a dichiarare le dipendenze, buildare, eccetera? Allora, in realtà, per buildare. Non usa CocoaPods, CocoaPods è soltanto per gestire le dipendenze. Eh, CocoaPods fondamentalmente vi permette di installare dipendenze dichiarate in un pod file, così viene chiamato il, il file, è anche il nome del file stesso. E invece per buildare è richiesto Xcode, quindi se volete buildare per iOS è fondamentale avere Xcode. C'è anche Xcode linea di comando, ci sono gli Xcode Build Tool, eh, comunque con Xcode si build, mentre CocoaPods vi fa gestire le dipendenze. Ed è, ed è Ruby, eh, è Ruby CocoaPods. benissimo. Eh, finisco. Continuous integration. La continuous integration, eh, come la gestiamo su mobile, visto che dobbiamo usare questi tool, Gradle, Pozz, dobbiamo usare Xcode, command line, buildare, insomma, è un casino. Ci viene in soccorso un altro tool open source, molto figo, che è Fastlane. E, ed è un tool proprio che serve, che è stato pensato appositamente per scrivere eh, delle build, e de, 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 dei task di build e release di un'applicazione. È scritto in Ruby. E. Uh, si integra con, uh, con moltissimi CI Service esistenti. Per esempio, sul, sul nostro repo, repo Spark Fabric ci sono delle GitHub Action uh, che abbiamo scritto per buildare iOS o Android attraverso Fastlane. E, e Fastlane usa delle configurazioni che si chiamano Fast File, eh, che sono fondamentalmente divisi in task. I task si chiamano lane. E in ogni task si può specificare cosa deve succedere, quindi una build, un, un test. Uh, o una push da qualche parte, questo è l'esempio del fast file di, della nostra action android e quello che fa questo fast file non è altro che buildare, uh, la, dire a Gradle di buildare android in formato debug e poi pigliare l'apk che risulta da questa compilazione e spedirlo a browser stack perché tra l'altro ci sono vari plugin per fastlane, uno di questi è l'upload to browser stack uh, e quindi piglia questo artefatto questo apk e lo spara su, su browser stack app live. Benissimo, allora, eh, dopo questa maratona abbiamo visto un sacco di nomi, un sacco di cose, un sacco di loghi, un sacco di concetti, molti magari eh, che si affacciano all'alternativo, si sono affacciati da poco, non conoscono eh, gran parte di queste cose, quando io ho iniziato praticamente la gran parte di queste icone non le avevo mai viste, non sapevo cosa fossero, e quindi mi sono dovuto barcaminare e, e, e purtroppo facendo le cose durante lo sviluppo, non puoi delle volte tornare indietro. Eh, quindi adesso affrontare un, progetto, uh, affrontare un progetto avendo questi inconcettimenti è più facile, soprattutto è più facile andarseli a cercare, andarseli a uh, debuggare. Eh, può, essere, può sembrare un mondo molto mh, confuso, incasinato. Possono esserci tante cose, tanti concetti, però in realtà. Uh, quello che ha fatto React Native. Il grande, il grande obiettivo raggiunto da React Native è stato quello di concertare un po' tutti questi, tutti questi tool, tutti questi uh, attori in un'esperienza che è molto vicina a quella che è, è stata creata uh, da React, è stata uh, non, non, non creata, ma sponsorizzata ecco, da, da React uh, come tipo di programmazione, come paradigma di programmazione, ma anche come paradigma di, uh, di sviluppo uh, di locale, anche di come pensare alle cose. E quindi il grande obiettivo che eh, è stato presentato sempre alla React.js Conf iniziale ed è quello che abbiamo raggiunto, eh, e che anch'io forse ho raggiunto dopo aver studiato un po' questo ecosistema, è learn once, write anywhere. Cioè Abbiamo imparato dei concetti, abbiamo imparato dei pattern, eh, veniamo dal mondo React, veniamo dal mondo web, sappiamo delle cose, non vogliamo buttarle e imparare dell'altro, ma vogliamo usare quei concetti e scrivere codice su ogni possibile piattaforma, su ogni target, su ogni device, mobile, eh, Windows, televisioni, Xbox, quello che ci pare. I concetti sono quelli, possiamo scrivere dappertutto. Grazie, io ho finito, spero di essere stato abbastanza chiaro, ho corso un pochino, ma sono nei tempi. Claudio puoi rientrare e dirmi che sono stato bravissimo. Sei stato bravissimo come sempre, Edo. <ride> Grazie. <ride> Grazie. Perfettamente nei tempi. 30 minuti per passare da React a React uh, Native. Esatto. Perfetto. Sei riuscito anche tu a passare da React a React Native in 30 minuti? Eh, lo farò tra poco, quindi... <ride> Bene, ho un po' di concetti che ti ruberò sicuramente e ho anche delle domande che sono saltate fuori in chat mentre tu... Molto slide. bene, molto bene. Siete, siete uh, partirei da una che si collega all'ultima cosa che hai detto, e quindi scrivi, impara una volta e scrivi ovunque: sì. Da sviluppatore web o React JS quanto e quale è l'effort per passare a React Native? Eh, eh, la risposta è impossibile perché dipende da, dall'expertise che hai su, su React, su JavaScript devo dire che se conosci molto bene React e i concetti alla base di React mh, è abbastanza veloce eh, essere come dire proficient no? con React Native perché, perché la CLI, i tool ti permettono di buildare facilmente e quello che devi fare è scrivere un'applicazione React di base quindi se lo conosci bene se conosci bene quei concetti mh, riesci a essere operativo ecco eh, abbastanza in fretta dopodiché però tra essere operativo e essere efficiente c'è tutto questo talk di mezzo. Ecco. quindi questi concetti ti aiutano a, a, a scrivere del codice efficiente, performante, a non incappare molti errori. Però, ecco, essere operativo, quello se conosci bene React è abbastanza veloce. Sono convinto che, che uno sviluppatore React riesca facilmente ad approcciare il mondo React Native. E proprio di performance. Ci occupiamo ancora perché la prima domanda è stata: proprio quanto impatta Flipper con le performance di un'applicazione React Native? In che senso impatta? Flipper è un tool usato in, in debugging, durante lo sviluppo, non in produzione. Quindi immagino, però, che la domanda fosse: quanto sono affidabili le performance che vedo? un flipper o se ci aggiunge ah, dell'overhead che guarda spalla. non ho misurato sicuramente c'è un, un delay eh, ci sono anche possono essere dei problemi in build anche usando flipper perché ovviamente è un altro SDK che si va ad aggiungere alla compilazione, possono essere incompatibilità eh, potrebbero essere dei problemi infatti mi è capitato più di una volta di disabilitarlo completamente per fare una build che non voleva andare e va bene quanto, per quanto riguarda quanto, si aggiunge, quanto, quanto aggiunge le prestazioni per calcolare tra develop e produzione? Onestamente non lo so. Un pochino sì, ma non, non credo, sia, credo sia abbastanza tra trascurabile. Ecco. Se sei preoccupato che quello lì, sia, che Flipper sia il motivo per cui la tua app non performa, non è quello. Non credo che sia quello. Ecco. Ok, e invece per quanto riguarda i problemi di rendering e di memory leak, si verificano anche con altre librerie di navigazione come per esempio React Router o... O ci sono delle librerie eh, che. Li ti, non lo so perché non l'ho mai usato. Ho sempre usato solo React, React Navigation. però posso dirti che di base non è colpa di React Navigation, eh, e quindi non è colpa della libreria che scegli, ma è colpa del fatto che c'è uno stack di screen. Eh, tu hai uno stack di screen dove gli screen sono fondamentalmente attivi, non vengono spenti, i componenti sono lì. Eh, e quindi vengono potenzialmente rirenderizzati. Quindi non credo che sia eh, proprio la libreria che usi, quanto invece come funziona la navigazione a livello nativo. Eh, tieni a mente che c'è uno stack di screen. Quindi ogni volta che tu impili uno, stack, uno screen sul tuo stack, quelli sotto potenzialmente rimangono attivi e ci sono dei re-render. Quindi i memory leak potrebbero nascondersi lì. Prima hai parlato di Continuous Integration con Fastlane. A oggi riesci a gestire anche le release di produzione? Allora, non lo faccio perché, perché ci sono, per una serie di motivi, però si può fare. Eh, con Fastlane si può, ci si può collegare a Play Store o a App, app Store Connect. Ci sono dei plugin per farlo, le istruzioni sono abbastanza, abbastanza facili, basta... Mh, Importarsi i certificati, collegare insomma, le password, eccetera. Insomma, è abbastanza facile farlo. Eh, non lo faccio perché preferisco avere un controllo a mano di tutti i passaggi della produzione, di, che portano un'app in produzione, però potenzialmente lo puoi fare. Quindi puoi lanciare una build su GitHub e fartela spedire direttamente su TestFlight, per esempio. Lo puoi fare, sì. si può fare. Ci sono delle community che usi per ottenere supporto su React Native? Reddit. Uh, il subreddit React Native è piuttosto carino, quindi, quindi lì. Uh, GitHub sicuramente, su GitHub la community è super attiva, ci sono... le risposte alle issue sono abbastanza veloci, uh, ci sono un paio di persone che rispondono tantissimo. C'è anche Kasset qua, l'avrete stamattina, potete, eh, potete ecco, disturbarlo sia su GitHub che su Twitter, dove è, risponde super, super carino. E comunque in generale la community è fantastica, è una delle community più grandi che esistono su, su GitHub al momento ed è, ed è ottima. Quindi, ecco, questi qua, Reacne, quindi Reddit e, e GitHub, direi sì, e un po' Twitter, boh. Le prossime due domande sono abbastanza collegate, quindi le faccio, le faccio insieme. Allora, in uno scenario dove serve solo una mobile app, vale comunque la pena di utilizzare React Native e posso usare React Native per sviluppare un'app che debba andare sia su mobile che su desktop? Allora, eh, sì, dipende da l'ultima domanda, sì, dipende da che desktop. Eh, su React... Per React Native c'è supporto a Windows? Uh, quindi puoi uh, effettivamente compilare un per target Windows, uh, tra l'altro, probabilmente lo sentirete nel talk di Lorenzo dopo. E quindi um, quello sì per Altri desktop no, a meno di passare, vabbè, potete passare per Electron o c'è React Native Web che, vi, vi di, che è un plugin, vi permette di compilare fondamentalmente per web. Quindi a quel punto avete un, avete un bundle web e lo potete installare su Electron, o quello che vi pare, o su un browser. E la prima domanda invece, qual era? In uno scenario dove serve solo una ah, mobile Ah, sì, 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 ok, okay. Eh, sì, vale assolutamente la pena. Perché, ripeto, eh, il concetto fondamentale non è che tu hai un, una, una unica code base. E hai milioni di target, quindi ho la comodità di avere una singola code base. No, non è quello il, il plus di React Native. È un plus, ma lo teniamo da parte. La cosa fondamentale è che tu usi i concetti React, quindi la programmazione dichiarativa, uh, JavaScript, l'ecosistema JavaScript, è una serie di concetti che React e Facebook hanno portato alla programmazione e li usi su React Native. Quindi anche che tu debba fare un solo target, una solo, uh, un solo device. Vale assolutamente la pena, specialmente se sei uno sviluppatore web, se sei uno sviluppatore web piuttosto che mettersi a imparare un altro tipo di linguaggio e un altro tipo di paradigma, vai di React Native tranquillamente. Vale assolutamente la pena, per questa e per, e per la community e per mille altre ragioni. Ed è consigliabile partire con un percorso React Native puro o iniziare con Expo, che è un po' la gameplay, e poi magari uh, prendere guarda, la mano? Ehm... sì, probabilmente iniziare con Expo, però. Però diciamo occhio perché poi Expo crea una sorta di lock-in, cioè una volta che avete un'app su Expo non è, non è impossibile uscirne ma è complicato, quindi ci sono alcune cose che Expo non vi riesce a dare, e... ma anche banalmente la release React Native Core non è, eh, che c'è in Expo non è l'ultima uscita, quindi quando esce la 0.66 Expo ha ancora la 0.64 per dire. E quindi dovete aspettare che Expo rilasci una nuova versione con la compatibilità, e questo avviene dopo qualche mese. Eh, inoltre, non tutte le librerie sono compatibili Expo, e insomma, uscirne è un po' difficile. Però, effettivamente, se doveste iniziare da zero, Expo è molto interessante eh, a livello di usabilità, tool, CLI, ma interfacce. Sì, mm, consiglierei di partire da, da Expo. sì. In quali contesti Swift e Kotlin hanno la meglio su React native? Oddio, <ride> se sei un programmatore Swift o Kotlin. <ride> ok, ci sta. E questo vale anche se sei sia un programmatore Swift che Kotlin, perché se devi fare due app per due... A maggior app. ragione. Sistemi diversi, a maggior ragione. Se le devi fare entrambe e sei solo un programmatore Swift... <ride> è un bel problema eh, oddio non lo so eh, no a quel punto React Native mentre si imparare Kotlin eh, la vedo un po', un po grigia eh, pur se vabbè non è un linguaggio complesso eccetera però cioè, io, non, non lo farei ecco io non lo farei però liberissimi non, non, non ci vedo grandi vantaggi mettiamola così ti farò quest'ultima domanda e poi lasciamo lo spazio al prossimo talk ti sei pentito della scelta di React Native e tornando indietro opteresti per un altro framework? assolutamente no, assolutamente no. ottima scelta e non, non lo cambierei mai <ride> soprattutto perché c'è il core maintainer qua che mi sta ascoltando quindi ottimo lavoro React Native va bene Uh, grazie mille Edoardo. Grazie per essere stato al React Native at Localhost. Noi ci vediamo tra pochissimo. Per il... Yes, grazie a te. Ciao a tutti,